Una buona serata ai telespettatori di Seila TV News, come di consueto il sommario con i fatti principali della giornata. Lite in strada, muore un motociclista, arrestato per omicidio l'automobilista che l'ha investito. Stop all'obbligo vaccinale per i medici, ma in ospedale e nelle RSA restano le mascherine. Nelle farmacie mancano i medicinali, colpa del caro energia. La memoria dei defunti non è una festa, ma un doveroso ricordo. L'Atalanta rialza la testa, 2-0 all'Empoli e secondo posto in solitaria. Come abbiamo ascoltato nel sommario, la prima incredibile notizia di cronaca, un litigio, un diverbio per strada, poi uno speronamento che finisce con un arresto e purtroppo con un morto. Un attimo di follia è costato la vita a Walter Angelo Monguzzi, 55 anni di Osio Sotto, che attorno alle 12.30 di ieri a Montello è stato speronato mentre era in sella la sua motocicletta da un utilitario in seguito ad una lite. Il contatto, secondo i carabinieri di Bergamo, è stato voluto e per questo il conducente dell'auto, un 49enne di Montello, è stato arrestato con la pesante accusa di omicidio volontario. Tutto è avvenuto in via Papa Giovanni XXIII, sulla strada provinciale. Il motociclista e l'automobilista, secondo testimoni, sarebbero stati protagonisti di una lite al semaforo posto proprio lungo la provinciale. Era rosso, erano entrambi fermi, poi al verde sono scattati in direzione Gorlago. Sembrava fosse finita lì, una lite come tante purtroppo, e invece il 49enne alla guida dell'utilitaria ha speronato la motocicletta poche decine di metri più in là. Monguzzi è caduto violentemente a terra, finendo la sua corsa sull'altro lato della carreggiata dopo aver sbattuto contro un'auto che proveniva dal senso di marcia opposto e di fatto è morto sul colpo. Il conducente dell'auto si è dato quindi alla fuga, ma poco dopo i carabinieri di Bergamo lo hanno rintracciato grazie alle telecamere poste proprio sul semaforo per regolamentare la velocità e lo hanno arrestato. Questa mattina in paese c'era sgomento per quanto accaduto. In un locale proprio accanto al luogo dell'incidente, la vicenda è arrivata praticamente in diretta ieri, quando alcuni clienti sono entrati raccontando di quanto avevano appena visto. Altri, in mattinata, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, ancora scossi per l'accaduto e per una dinamica che non sarebbe, a detta loro, ancora così chiara come gli inquirenti hanno fino ad ora appurato. E sempre ieri sulle strade della nostra provincia si è verificato un episodio simile, per fortuna non terminato in tragedia. Teatro del fatto, la strada litoranea del Sebino nel tratto tra Castro e Riva di Solto. I protagonisti di un diverbio sono stati una donna alla guida di una 500 e un ciclista in sella alla sua bicicletta. I due hanno iniziato un diverbio mentre procedevano sulla carreggiata. Poi l'auto, secondo testimonianze, ha iniziato alcune manovre che sembravano avessero l'obiettivo di speronare il ciclista. Stando ai racconti di chi ha seguito la scena, il ciclista non sarebbe caduto e non avrebbe riportato quindi ferite, ma gli stessi testimoni avrebbero registrato la targa dell'auto per consegnarla al ciclista, il quale probabilmente sporgerà denuncia. Altro fatto di cronaca, sono due i bergamaschi paracadutisti, 51 anni e 46 anni, originari di Trescore Balneario e Borgo di Terzo, che sono ricoverati in gravi condizioni, non per fortuna in pericolo di vita, dopo che ieri mattina ad Abbiategrasso sono rimasti feriti schiantandosi durante le fasi di atterraggio, due paracadutisti appunto. Il tutto è avvenuto durante la rievocazione storica dell'80° anniversario della battaglia di El Alamein. Il programma dell'evento prevedeva il lancio di 10 paracadutisti, ma due di loro hanno avuto problemi in fase di atterraggio. Uno si è schiantato nel cortile di un palazzo, l'altro nei giardini delle case popolari confinanti. Attimi di paura per due ragazzi che ieri si sono persi nella zona del Dosso dei Signori mentre stavano scendendo a piedi dal rifugio Calvi. Sorpresi dal buio, hanno perso il sentiero e hanno quindi allertato i soccorsi. Una decina di soccorritori, scusate, del soccorso alpino, insieme ai vigili del fuoco, hanno ottenuto le coordinate geografiche e in poco tempo li hanno localizzati e raggiunti. Per fortuna
erano illesi, sono stati accompagnati a valle. Tanto spavento, ma nessun problema. Passiamo a un altro argomento, il tira e molla delle mascherine. Mascherine sì, mascherine no, una posizione del governo all'inizio, una posizione della Regione Lombardia che sembrava leggermente distante. Spieghiamo bene nel servizio le prossime annunci, i prossimi passi che riguardano le mascherine, ma non solo. A una settimana e un giorno dall'insediamento del governo Meloni arrivano le prime novità sulla gestione del Covid. La nuova ordinanza del Ministero della Salute Orazio Schillaci ha prorogato l'obbligo di utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle RSA per proteggere i fragili e anziani, in linea con l'invito alla prudenza degli esperti. Decade invece l'obbligo vaccinale per medici, infermieri e operatori delle RSA che a partire da domani non dovranno più sottoporsi alla somministrazione. Sul tema è intervenuta l'assessora al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti con un appello a proseguire le vaccinazioni soprattutto per gli operatori del settore sanitario. Anche i 3.400 medici e infermieri Novax saranno reintegrati per alleggerire la pressione sugli ospedali. Altra buona notizia per i non vaccinati over 50, il tema multe per la mancata immunizzazione che saranno congelate fino all'estate 2023. Ultima novità, il bollettino dei casi Covid, che non viene più diffuso quotidianamente, ma solo con cadenza settimanale. In generale non sono mancate le polemiche sulle misure anti-Covid del nuovo governo, con la voce di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che si è levata sulle altre, denunciando come il reintegro dei sanitari non vaccinati e le sanatorie per i Novax rappresentino un'amnistia antiscientifica e diseducativa. E se i virologi avvertono che la pandemia non è ancora finita, il premier Meloni ribadisce il proprio no ad un approccio ideologico al virus. E c'è un, avete ascoltato il servizio di Sharon Bordogni, c'è questo stop ai bollettini. Vediamo insieme cosa ha diramato oggi Regione Lombardia. Vedete, il bollettino dei dati diventa settimanale. Nel prendere atto di quanto deciso dal Ministero della Salute, la Giunta regionale della Lombardia e l'agenzia di stampa diffonderà il bollettino relativo alla situazione del Covid settimanalmente. I dati verranno resi noti nella giornata di venerdì. Quindi noi daremo il classico servizio che riguarda i dati di ATS Bergamo, i dati settimanali della provincia di Bergamo e il venerdì il dato complessivo della regione Lombardia. Parliamo ora sempre, rimaniamo in tema di sanità. Avete provato a entrare in una farmacia e chiedere un antipiretico, un antinfiammatorio? Alcuni sciroppi per i bambini cominciano a scarseggiare e la nostra Silvia Valenti è andata a capire il perché. Da settimane nel circuito distributivo delle farmacie mancano all'appello circa 200 farmaci, soprattutto antinfiammatori e antidolorifici, ma anche anticonvulsivanti e antipertensivi. Le ragioni sono principalmente due: una carenza di materie prime per il confezionamento dei blister, soprattutto in alluminio, che sconta le tensioni dell'Est Europa e i costi elevati dell'energia, ma anche una carenza produttiva. La produzione delle materie prime come principio attivo è stato demandato in paesi lontani dall'Europa, che quindi si conservano una parte importante della produzione per il mercato interno e quello che avanza, se avanza, lo rivendono. Questo è stato un errore fondamentale nella politica commerciale dell'Unione Europea. Alcune farmacie hanno dato fondo alle scorte e utilizzato i generici, ma in molti casi i bancali sono vuoti e le consegne tardano. Così per le farmacie dotate di laboratorio si è corsi ai ripari grazie alle preparazioni galeniche, non solo per i farmaci più diffusi come l'ibuprofene, ma anche su specifiche richieste con ricetta medica. È una soluzione tampone, dicono, e soprattutto non duratura per via della difficoltosa conservazione. In questi periodi sicuramente l'ibuprofene. Sono state fatte alcune preparazioni in sciroppo a livello galenico per sopperire, soprattutto per i bambini, che è molto importante questo sciroppo come antinfiammatorio generale quando c'è febbre, influenza, dolori di qualsiasi tipo. La cosa più importante che manca in questo periodo è l'aspirina effervescente. È uno di quei farmaci che è quasi impossibile preparare in laboratorio perché ha una conservazione
è un tipo di blisteraggio molto difficile a livello galenico, nel senso a livello farmacia. Per cui quello, per esempio, sarà uno di quei farmaci che non riusciremo a preparare se mancasse veramente tanto. Parliamo ora di sicurezza nel mondo del lavoro. La CGIL propone un patentino per le aziende. Nella Bergamasca sono buoni i risultati e i dati. Solo l'1% delle aziende non ha lo standard minimo di sicurezza. Alternanza scuola-lavoro, opportunità o strumento di manodopera gratuita? Non è una domanda banale, soprattutto dopo l'annus horribilis che ha segnato nel sangue lo stage di 3 studenti e che solo lo scorso mese ne ha visti molti altri scendere in piazza per chiederne l'abolizione. Secondo i sindacati, invece, la buona scuola non può prescindere da un confronto tra i ragazzi e le imprese, che deve avvenire però nella massima sicurezza. I ragazzi non sono forza lavoro gratuita, ma sono semplicemente dei ragazzi che sono lì per essere formati, che non devono mai essere lasciati da soli ad operare con macchinari o comunque svolgere attività, che debbono conoscere tutto il processo di produzione o lavorativo dell'impresa, dell'azienda laddove si trovano. I sindacati segnalano come in Bergamasca la stragrande maggioranza delle aziende valorizzi molto la sicurezza, con una percentuale di circa l'1% che si dimostra invece inattenta all'incolumità e alle esigenze di formazione degli studenti. Da qui la proposta di CISL di realizzare una blacklist provinciale delle aziende inadatte a fornire stage ai ragazzi e la richiesta di un patentino della sicurezza. Ovviamente questo comporta un maggior controllo per le imprese da parte dell'ispettorato del lavoro, in modo tale che per poter prendersi un ragazzo l'azienda deve essere in regola con la sicurezza, e ovviamente la cosa che noi ribadiamo è che il tutor aziendale non deve mai abbandonare il ragazzo, ma stare sempre accanto al ragazzo e non lasciarlo libero in autonomia a svolgere lavori, soprattutto laddove ci sono macchinari e strumentazioni pericolose. Si avvicina il 2 novembre, non è una festa, è il ricordo, è la memoria dei nostri defunti. La chiamiamo festa dei morti, in realtà è il ricordo dei defunti. Nelle memorie ci sono tratti di vita di tante persone che si intrecciano e costruiscono il futuro. Una ricorrenza tra le più cristiane in assoluto, ma anche tra le più laiche. Per tutti l'occasione di sentire più vicino un caro che non c'è più. È giusto ricordarli perché sono sempre una parte della nostra vita, i nostri parenti, i nostri cari, gli amici. Io vengo qua tutti i giorni per il mio marito e sono contenta e felice. Ogni anno noi familiari facciamo la commemorazione dei nostri genitori e dei nostri parenti. Ci ritroviamo qua al cimitero, però come al solito c'è gente. E poi negli altri giorni ce n'è pochissima perché i morti sono sempre da ricordare. Il primo novembre con 23 gradi sono un'esperienza strana per Bergamo. Non occorre andare molto in là nel tempo per ricordare nebbia, caldarroste e freddo. E i bergamaschi fedeli e partecipi in questi giorni speciali. La gente, io ho notato che per questa tradizione ci tiene tantissimo. E non è cambiato molto, la gente continua a partecipare a questa manifestazione naturalmente perché i morti sono da ricordare sempre. Altra tradizione importante rimane quella dei fiori, bellezza e colore per avvolgere la tristezza e troppa frenesia, si corre anche al cimitero. Gente che non ha pazienza, tutto subito. Non tutti ovviamente, c'è ancora le persone carine e tutto il resto. Sembra che abbiano tutto da fare loro, a differenza di prima. Anche al cimitero? Anche al cimitero, sì. Non so dove vanno le persone quando scompaiono, ma so dove restano, scrive Saint-Exupéry nel Piccolo Principe. E c'è chi lo ricorda con infinita tenerezza. Spero di andare a trovare i nostri genitori, i nostri morti che ci abbiamo voluto bene e che loro ci aiutano. Cambiamo argomento, andiamo al mercato dello stadio che da tradizione si tiene il sabato, si svolgerà questa settimana, domenica 6 novembre,
Invece lo spostamento è stato chiesto dalla Questura di Bergamo e accolto dalle associazioni di categoria del commercio e del comune per evitare la concomitanza con la partita casalinga dell'Atalanta in programma sabato 5 novembre alle 18, la soluzione già adottata nella precedente stagione calcistica. E se volete prendere un volo e andare in Portogallo, ci sono nuove opportunità per Lisbona da Orio al Serio. Alle 11.05 di ieri, domenica 30 ottobre, è decollato dall'aeroporto di Orio al Serio il primo volo EasyJet verso la capitale del Portogallo, Lisbona. Tre i voli previsti ogni settimana per tutto il periodo invernale. Bergamo-Lisbona sarà percorribile martedì con decollo alle 21.05, giovedì alle 21.45 e domenica alle 11.05 appunto. La tratta Lisbona-Bergamo invece è in programma negli stessi giorni, ma ad orari ovviamente differenti. Martedì si decolla alle 16.30 dal Portogallo, giovedì alle 17.10 e domenica alle 6.25 del mattino. La capitale portoghese era già raggiungibile da Orio al Serio anche grazie a Ryanair, che propone 16 voli settimanali. Un mercato promettente quello lusitano che piace soprattutto ai giovani e si propone come meta ideale per una fuga autunnale o natalizia. Si tratta della quinta destinazione operata da questo vettore dal nostro scalo, tra cui quattro destinazioni internazionali molto importanti come Parigi Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol, Londra Gatwick e da oggi quindi anche Lisbona. I voli verranno operati con aeromobili di nuova generazione, Airbus 321 con bassissime emissioni sonore e bassissimi consumi. Ci fermiamo per qualche consiglio pubblicitario, ci ritroveremo con un'ampia pagina sportiva, prima fra tutte l'Atalanta. Eccoci ancora con le notizie di Sella TV News, parliamo di Atalanta, Atalanta che vince la quinta vittoria su 6 partite fuori casa e torna solitaria, seconda in classifica. Avessero potuto scegliere i tifosi dell'Atalanta, non avrebbero fatto meglio della realtà. Dea vittoriosa, 5 su 6 in trasferta, spettacolare. Lazio e Milan sconfitte e Udinese al palo. Seconda in classifica in solitaria, 27 punti record in 12 partite, con ben 10 giocatori andati a segno. Ultimo il buon Atebor e Gasperini, giustamente gongola. La squadra viene da un buon periodo, quella precedente col Sassuolo, ho visto in allenamento e anche la partita di oggi, quindi quando vinci in questo modo non solo per il risultato ma la fiducia cresce. E in questo momento stiamo alzando un po' la qualità del gioco ed è quello che a me interessa di più perché solo attraverso questo riesci ad avere più fiducia, riesci a costruirti veramente una classifica importante. Torna tra i pali l'argentino mascherato Musso, che avvisa tutti di essere il numero uno con una super parata a pochi minuti dal termine. La cosa che mi fa più piacere, che mi fa andare a casa contento, è che la squadra c'è stata, difesa in attacco, e quindi contento perché nessuna partita è facile. L'allenatore quest'anno vincerà il premio Pinocchio d'Oro. Sa perfettamente che avere almeno 16 titolari lo mette al riparo da qualsiasi infortunio o squalifica. Pensiamo che nella ripresa sono entrati Zapata, Malinowski e Jim City e che Palomino, Zappacosta e Deron erano indisponibili, con Muriel squalificato. Ecco spiegata la formula magica targata Atalanta, con il mago Gasperini al comando. Ci sono stati momenti sicuramente che avevamo tanti giocatori fuori e anche con tanti ragazzi in campo siamo riusciti a fare dei buoni risultati. Il fatto che poi rientreranno un po' tutti, adesso vediamo in settimana De Ron, non sarà facile, però è chiaro che è un valore aggiunto. Sabato prossimo il big match dell'anno. Al Gewiss, sicuramente stracolmo, arriva la capolista Napoli, che giustamente Gasperini ammira ma non teme.
Pagina Albino Lefe che esce dal match casalingo contro la Juventus Under 23 con un punto 1-1 il finale. Alla rete del vantaggio blu celeste firmata da Cori al 34esimo del primo tempo risponde Iacolano al quarto d'ora della ripresa. Albino Lefe che rimane nella seconda metà di classifica con 12 punti. Sentiamo il rammarico dell'allenatore Biava. Nel primo tempo noi l'abbiamo interpretato sin da subito bene, l'abbiamo messo in difficoltà senza rischiare poco niente. Siamo andati in vantaggio, potevamo fare qualcosa meglio, nel senso abbiamo avuto due o tre ripartenze o giocate che con un pizzico un po' più di fortuna, di cattiveria, potevamo andare a concludere e magari andare sul 2-0. Secondo tempo, secondo me, è cambiata un po' la partita perché loro hanno anche cambiato. Hanno messo dentro Iacolano che ci ha dato un po' più di fastidio, si metteva un po' più tra le linee e abbiamo fatto un po' più fatica ad andare a assorbirlo con i difensori. Pur non creando loro grandi occasioni, hanno trovato il gol subito dopo 12 minuti e da lì poi la partita è rimasta in bilico, non abbiamo avuto mai la forza, qualche partenza di poter fargli male, tranne forse alla fine con l'azione di Brentano. Peccato perché abbiamo fatto una buona partita, un buon primo tempo, anche se secondo me il secondo tempo abbiamo saputo soffrire nel momento migliore loro e con un pizzico un po' più di gamba o di cattiveria potevamo magari anche portarla a casa, anche se poi c'era il rischio che qualche ripartenza a loro poteva succedere tutto. Abbiamo fatto bene anche a Renate, sotto l'aspetto forse è stata un po' più difensiva, la sua partita era stata ottima, ha dato una grossa mano, quasi non possesso, e oggi ha dato il suo contributo, al di là del gol, ha aiutato ancora la squadra, ha fatto le altre partite, ha quasi un possesso, ha dialogato bene anche con Marconi, è contento perché ha trovato il gol, può dare fiducia, e quindi bene, ci teniamo questo risultato positivo anche se c'è il rammarico che potremmo portare a casa i tre punti. Notizie amare per il volley bergamasco, weekend difficile a Monza, le ragazze del volley 1991 cedono 3-0 a Vero Volley Milano. Brusco stop dopo la vittoria infrasettimanale contro Firenze. 25-22, 25-22, 25-21 i parziali del match che le bergamasche, a dispetto del risultato, hanno comunque giocato punto a punto. Purtroppo i punti cruciali però sono quelli venuti meno. KO stagionale, primo KO stagionale anche per l'Agnelli TPS che cede in trasferta 3-2 contro Castellana Grotte. Partita tutta in rincorsa, quella dei bergamaschi che vanno sotto di 2-7, rimontano ma vengono sconfitti al tie break 15-13. L'Agnelli torna a casa con un punto che le fa perdere la testa della classifica di A2. In valore, anzi in virtù del Vibo Valencia, 13 punti per i bergamaschi, 14 per i calabresi dopo 5 giornate. Vediamo ora le previsioni per le prossime ore nel cielo di Bergamo, si prevede un po' di pioggia. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Mane Mazzoleni di Trebi Meteo. L'anticiclone che per giorni ha rinnovato tempo stabile e temperature ben oltre le medie del periodo, nei prossimi giorni lascerà spazio a correnti più instabili atlantiche che porteranno un parziale peggioramento del tempo, iniziare dalle regioni settentrionali con un calo delle temperature. Andiamo quindi a vedere più nel dettaglio come sarà la giornata di martedì sulla Lombardia, giornata all'insegna della variabilità, qualche fenomeno soprattutto sul comparto centro-occidentale, fenomeni tuttavia di debole intensità e con temperature che sono in leggera diminuzione, massime tuttavia localmente ancora oltre i 20 gradi. Metterò più nel dettaglio per quanto riguarda la nostra provincia, anche qui giornata del 1 novembre, l'insegna della variabilità, rischio di qualche isolato fenomeno, soprattutto nella seconda parte della giornata, temperature ancora piacevoli, massimo intorno ai 18-21 gradi. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì, tempo in miglioramento, maggiori spazi soleggiati e con temperature che rimangono stazionarie, come notiamo dalla grafica, punte sempre vicine ai 20-21 gradi. Vediamo poi come sarà la seconda parte della settimana, perché tra giovedì e venerdì arriva una perturbazione, piogge soprattutto nella giornata di venerdì e come notiamo con temperature che sono in diminuzione, le massime si portano sotto i 20 gradi con punte vicino ai 14-16 gradi. Per maggiori dettagli comunque scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
Nessun'altra nuova notizia, rimanete sul 94 di Sella TV per il calcio. Iniziamo con Marco Bucarelli e i suoi ospiti a Sella Dea del giorno dopo e a seguire il calcio provinciale con Luciano Piazzalunga e Sale e Pepe. Calcio e Pepe, scusate. Buona serata a tutti.